Carissimi amici, appassionati di auto, camion, autobus storici e loro ritrovamenti. Ritrovamenti, sì, non sempre le battute di caccia finiscono con dei bei ritrovamenti, anzi, talvolta finiscono in tragedia. Guardate qua, sono tornato sul luogo del delitto e posso dirlo, ma non è il mio il delitto. E quando si vede l'ossigeno, ragazzi, c'è poco da sperare. Guardate. Guardate. Quanti poveri mezzi ci hanno rimesso la pelle, se così si può dire. Ma il colpo al cuore, grosso. Vi ricordate quella 600 TG Hornig bianca e rossa? Matteo. Matteo, te la ricordi anche tu. Il colpo al cuore tremendo è stato vedere questo, non vedendola più. Credevo l'avessero spostata. No. Guardate qua. Guardate che criminali. Criminali. Un pezzo di storia del sollevamento delle gru. Ridotto in macerie, se così si può dire. Guardate. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Sfasciato tutto. Là c'è rimasto il motore. Ovunque putrelle, roba tagliata, là altri due ponti, qui il motore senza il benché minimo riguardo, proprio come rottame, anzi rottame, questo è un rifiuto speciale perché c'è l'olio, ecco, vedete? Vedete? Un motore così, ormai è un rottame, chi lo vuole più? Ecco. Sì, questo era senza ombra di dubbio il motore della 600 Hornig, e vi dico il perché. Solo le gru hanno il giunto davanti al motore che dà la trasmissione alle pompe, perché possa lavorare la gru anche con la frizione schiacciata durante la traslazione. Altri costruttori di gru che facevano l'eresia di metterla sul cambio, quando schiacciavi la frizione rimanevi senza la possibilità di fare manovre. Guarda qua la candeletta del termoavviatore, dentro il collettore di aspirazione bello spaccato. Che scempio, ragazzi, vado via. Vado via. Vado via con un tremendo colpo al cuore. Una 600 TG tagliata. Pazzesco, una macchina che aveva ancora tanto da dare. Ma siamo sempre lì, sono rifiuti speciali, vanno smaltiti. Tu hai una gru del genere, vengono a farti la vita residua. Guardano le saldature in appoggio, poi quelle in tiro non le guardano, che sono le più pericolose. Perché siamo in mano a gente incompetente, incapace, incompetente. E anche in malafede, tra le volte. E anche in malafede, guardate che scempio. Guardate che scempio. Ragazzi, non mi posso soffermare oltre perché... Guarda, là ci sono ancora le leve. Qui erano le leve del comando degli stabilizzatori, sicuro, sicuro come l'oro, tubi idraulici, il quadro di sopra, guardate il quadro della cabinetta di sopra, se guardate l'altro mio video capirete, aveva due cabine, una sopra l'altra questa macchina, una per la manovra gru su strada e l'altra per la manovra del braccio della gru. Guardate, meglio che vado via. Con questo vi saluto, vi verbo, ecco. Ha un rimorchio Viberti barbaramente tagliato. E non è la prima volta che succede qua. Non è la prima volta purtroppo. Ragazzi, avrei preferito filmare il ritrovamento di qualcosa di bello da vedere. Ma anche questa è storia. Anche questa è storia, ragazzi. Con queste immagini davvero drammatiche, vi saluto. E vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!